la frase a cui pensavamo sempre con la costumista, con lo scenografo, con il light designer, col musicista era. L'idea che è sempre stata un po' la mia idea leggendo le commedie di Shakespeare, che è come se fosse il momento in cui ci si sveglia, il momento, il limbo che c'è fra il sogno e la realtà, in quel momento in cui comincia ad arrivare la luce. E tu ancora non riesci a distinguere se stai ancora sognando o stai vivendo una realtà. È come se tutto fosse un po' sfumato, come se tutto poi potesse diventare qualcos'altro. Molto rumore per nulla, parla di questi due mondi che sono il mondo femminile e il mondo maschile che dopo una guerra si incontrano e da lì si sviluppano due trame. Una abbiamo una trama che potrebbe essere considerata la trama più romantica o meglio la trama tragica, che è la relazione fra Claudio e Ero. E la trama, possiamo sintetizzarla chiamandola trama comica fra Benedetto e Beatrice. Ma tu sei sicura che Benedetto ami Beatrice così tanto? Certo che sono sicura! Voglio dire, quello che mi hanno detto il principe, il mio futuro marito, e ti hanno chiesto di dirglielo. Ah, no, non è che me l'hanno chiesto, mi hanno pregato. Ma io li ho convinti, mamma. Li ho convinti che se vogliono bene a Benedetto, è meglio che gli dicano di lottare contro la sua passione. E che mai e poi mai Beatrice lo dovrà sapere. Infatti, è meglio che non sappia del suo amore perché altrimenti lo prenderebbe solo in giro. Vieni. Rientriamo. Ah, sì, rientriamo. Sì. Vorremmo farti vedere dei vestiti. Ah, delle scarpe nuove. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Secondo me cioè, se è vero, però l'amore non finisce per sentito dire. Cupido lo convince con le frecce, altri con le parole. Un mondo femminile e un mondo maschile si incontrano e quindi naturalmente si scontrano questi uomini malati di una mascolinità tossica, dovranno scoprire pian piano una fiducia e crescere nei confronti di se stessi, ma anche verso l'altro sesso. E anche l'altro sesso pian piano dovrà comprendere e cambiare per raggiungere poi quello che Shakespeare vuole raggiungere, cioè un matrimonio, cioè un equilibrio fra questi due mondi. Claudio ed Ero si innamorano di questo amore romantico, ma Claudio, essendo un giovane non avvezzo all'amore, immediatamente viene veicolato verso le sue fobie maggiori, la paura del tradimento, l'infedeltà femminile. E quindi naturalmente crederà a tutte le accuse che verranno inferte da parte di Don Juan nei confronti di Ero. Fino a quando, ad un certo punto, attraverso l'intervento inconsapevole di un gruppo di guardie, diciamo che sarebbe appunto quasi una terza trama, un gruppo di comici, come sempre nei testi di Shakespeare, verrà appunto risolto, tutto verrà risolto e di conseguenza questo matrimonio si potrà fare. Quest'uomo disse che Don Juan, il fratello del principe, era un cattivo! Che? Principe Juan, cattivo! È falsa dichiarazione bella e buona chiamare cattivo il fratello del principe, capitano! Fai mosca tu! Quella tua faccia non mi piace. Cos'altro hai sentito dire? Sì, aveva ricevuto. Mille scudi da Don da Juan! Per aver accusato la Ingiustamente! signora. Para, butta! Vedi se non ti condanno alla vita eterna per questo! E che altro? E basta! Ho capito. Benedetto e Beatrice invece dovranno superare i loro problemi nel pubblico, i loro problemi, diciamo, tutte le loro protezioni personali, tutto ciò che si sono costruiti nel tempo per proteggersi, probabilmente proprio dalla paura d'amare. E sono tutt'altro che personaggi romantici, viene anche, lo dicono loro stessi, ne hanno coscienza di non esserlo e anche loro poi dovranno cambiare e superare, diciamo, questi loro traumi.
Sì, può darsi mi prendano in giro perché sono sempre stato contro il matrimonio. Ma i gusti non cambiano? Un uomo può amare la carne da giovane e da vecchio diventare vegetariano. Il sarcasmo, le battute e tutti gli altri proiettili di carta sputati dal cervello possono allontanare un uomo dalla sua volontà. No! Il mondo deve essere popolato! Quando ho detto che sarei morto scapolo era perché non pensavo di vivere fino al mio matrimonio. Eccola! Uomini non sono poi così cambiati, ci racconta vite di uomini che tutto sommato riescono ancora a soffrire, a vivere, a cercare delle risposte, spesso e volentieri vengono ingannati da ciò che succede, ciò che viene detto attorno a loro e tutt'oggi, insomma, anche attraverso social network, eccetera, spesso e volentieri delle notizie false corrompono immediatamente la mente di chi li ascolta e la commedia un po' ci racconta questo. È uno Shakespeare contemporaneo perché parla anche un linguaggio contemporaneo. Da un punto di vista visivo è uno spettacolo moderno, non è uno spettacolo del passato. Ma quello che per me è moderno oggi, secondo me, non significa che è realizzato esclusivamente con materiale moderno. È realizzato con materiale giusto. Quindi in questo spettacolo, alla fine, in uno studio progettuale, abbiamo trovato, diciamo, questo mix, diciamo, qualitativo tra vecchio e nuovo. Diciamo che il nuovo ci dà molta qualità cromatica, il vecchio ci dà molta qualità di illuminotecnica pura, a livello di qualità di luce, soprattutto nelle tonalità bianche, per assecondare ed aiutare la varietà colorimetrica di tutti i costumi che abbiamo in scena. Abbiamo voluto descrivere un mondo appunto contemporaneo ma non quotidiano. Comunque la società in cui si muovono i nostri personaggi è una società altolocata che sull'apparenza basa proprio la propria esistenza. Quindi è una società, quella di Messina, questo mondo un po' ideale, molto raffinata, molto di bon ton. Credo, mi rendo conto che io non cerco mai una regia di carattere estetico, ma quell'estetica che c'è in questo spettacolo la trovo in quasi tutti i miei spettacoli. È come se sia proprio un'identificazione quasi involontaria, non ricercata. Di più che un'estetica viene a chiamare di uno stile, ma non è uno stile costruito, è qualcosa che poi molto probabilmente ritrovo in me, nel mio modo di essere, nel mio modo di fare, magari anche nel modo di comportarmi, di parlare, di vestire. E quindi le ispirazioni sono difficili, cioè, perché magari sì, certo che ci sono, ce ne sono state tante ispirazioni e ho guidato anche i collaboratori verso quelle ispirazioni. Mi rendo conto che quelle ispirazioni naturalmente mi colpiscono, lo capisco dopo, inizialmente mi colpiscono da un punto di vista estetico e poi capisco che c'è una profondità maggiore che va proprio a toccare delle corde mie molto intime. Abbiamo iniziato proprio da un concetto di qualità, no? Di immagine, di uno spazio che apparentemente può sembrare un interno, ma in realtà è l'esterno, come il Prato Verde, mentre l'interno dello spettacolo è quello che tecnicamente è l'esterno. Per quanto riguarda la luce, abbiamo cercato di dividere, diciamo, queste due situazioni, principalmente con una luce molto bidimensionale e soffusa e anche con tante sfumature cromatiche per quello che è lo spazio dell'esterno dello spettacolo, che non è altro che invece dove siamo noi adesso, e lo spazio invece che interno, che è quello dietro alle nostre pareti di policarbonato dello scenografo Gregorio Zurla, dove invece siamo andati con molto più contrasto, silhouette e colori molto più saturi. In questa progettazione c'è stato veramente di tutto, dal descrivere un gruppo di guardie molto scalcagnate che sono a metà tra dei motociclisti, dei militari, ma non li volevamo troppo militareggianti, ma piuttosto un'armata Brancaleone, e che proprio cozzano con il mondo che vanno in realtà a difendere. È proprio la parte più comica, che in Shakespeare è sempre presente, la parte più bassa, diciamo, della società, che crea però quei momenti di assoluta leggerezza che sono fondamentali anche nel nostro spettacolo. Ah, hai incontrato un ladro? Potrebbe sospettare in qualità di guardie che non è un uomo onesto. Ma concentrati con la razza!
meno ci avete a che fare, meno vi impiccate, meglio state! Se sappiamo che è un ladro, non dobbiamo mettergli le mani addosso? La guardia potresti. Ma io penso che chi va con lo zoppo impara a zoppicare. La cosa più pacifica da fare incontrando un ladro è dargli la prova che è un ladro! Scappando da lui! E poi abbiamo appunto ispirazioni più raffinate al mondo della moda, per esempio nel personaggio del prete al quale mi sono ispirata alcuni stilisti, ma diciamo che la mia linea è sempre quella un po' della pulizia, del arrivare un po' all'essenza del personaggio e renderlo più lineare, più asciutto possibile, affinché possa idealizzarsi, diciamo, la sua essenza. Mi ricordo che quando Silvio mi ha chiesto di incominciare a scrivere la musica di questo spettacolo, una delle prime cose che mi ha detto è stata: pensa che stai scrivendo il tuo album solista. Questo perché appunto lui non voleva qualcosa di molto classico e quindi, insomma, di seicentesco, in linea con la musica dell'epoca. E quindi lui mi ha chiesto assolutamente: cerca di pensare come se stessi non componendo come delle musiche di scena, quindi descrittive della situazione, ma qualcosa che sia proprio un brano, qualche cosa di tuo. E quindi siamo partiti ovviamente dalla famosa Sign No More, che è il pezzo quello principale dello spettacolo, e lavorando prima di tutto sul testo e cercando di trovare la metrica corretta per tentare di rispettare comunque quello che fosse il testo originario, dando però poi una visione decisamente moderna, quindi con questi suoni elettronici. Siamo partiti con qualcosa inizialmente di più bossa nova, c'è stato tutto uno sviluppo molto lungo per arrivare poi a qualcosa di molto più sperimentale, elettronico. E mi ricordo che le parole chiave erano sempre onirico e sensuale. Un personaggio a cui sono molto legata, un costume a cui sono molto legata, è quello della cantante, che ovviamente non esiste nel testo di Molto Rumore per Nulla originale, ma che nel nostro spettacolo ha un ruolo fondamentale, perché è un personaggio ponte tra questi due mondi, quello del reale contemporaneo e quello dell'onirico, di queste situazioni in cui in realtà viene fuori la verità dei fatti. E che quindi è un personaggio super partes. Per lei abbiamo scelto il colore rosso, quindi crea quasi un cortocircuito con tutto quello che c'è attorno, con questi toni pacati. Abbiamo pensato che fosse bene far cantare la canzone dall'inizio, quindi aprire lo spettacolo con Sign No More e farla cantare a Maria, che ha una voce meravigliosa e quindi era perfetta per questa canzone. E poi la canzone ci è piaciuta talmente tanto che ci siamo fatti prendere la mano, l'abbiamo rifatta in tantissime versioni, tant'è che poi la ritrovate subito dopo in versione remix. È stato molto divertente poi trasformarla in qualcosa di decisamente da discoteca. Io sono partito con tutta roba anni 90, Hitmania Dance, e poi Silvio mi ha subito fermato, perché anche lì ovviamente ha voluto giustamente mantenere questo, diciamo, sound un po' onirico, un po' particolare, e quindi ovviamente la mia roba super commerciale non gli era piaciuta, e quindi siamo andati su qualcosa di molto più ricercato. No hay banda. Scelto appunto una scenografia dove si può
riusciamo a vedere dietro a una trasparenza dove il volto umano dietro è quasi frantumato, non è nitido, non è perfetto, è qualcosa che ci arriva comunque filtrato da qualcos'altro. E davanti giochiamo molto su dei riflessi, sulla luce, quindi è proprio questo gioco di riflessi, di fraintendimenti, di distorsioni che cerchiamo a livello scenografico e immaginifico, naturalmente cercando di affrontare questo tema appunto del fraintendimento che può dare il linguaggio. A me interessa molto questo argomento di come il linguaggio possa essere frainteso, come una parola mal interpretata possa poi creare o anche distruggere, quindi questo gioco dello sbirciare, dell'origliare e del riflesso che spesso e volentieri si ritrova anche in noi esseri umani, no? Cioè ogni tanto cerchiamo di indossare delle maschere, qualcosa che sia il riflesso di ciò che vorremmo essere, non ciò che veramente siamo. Il mio lavoro è stato improntato su, più che altre volte, proprio sulle scelte di colore che sono servite proprio a guidare lo spettatore e anche la vicenda attraverso un percorso evolutivo e cromatico che porterà proprio alla fine con il colore, il bianco totale, quindi avremo un'evoluzione sia dei personaggi ma anche delle situazioni a livello di coloristico molto molto forti. E quindi ogni personaggio è definito dalla propria palette, se vogliamo, e quindi per tutto il corso dello spettacolo, seppure le scene cambino totalmente da situazioni molto più eleganti ad altre situazioni più informali, ritroviamo sempre comunque il fil rouge del colore. Abbiamo cercato con Silvio appunto di dargli una chiave un po' audace anche da un punto di vista delle luci. Per quanto riguarda la scansione temporale, abbiamo lavorato molto sui pastelli, abbiamo cercato di valorizzare quello che è tutta la scala cromatica e l'evoluzione cromatica dei costumi di scena. In alcune situazioni siamo andati proprio a rompere, siamo andati a lavorare con dei colori molto più saturi per arrivare a tantissime tonalità di bianco, quindi uno spettacolo con una scenografia di policarbonato che riflette molte sorgenti. Molte sorgenti sono state messe esclusivamente per lavorare per la riflessione, non tanto per illuminare sempre gli attori, ma per lavorare esclusivamente in riflessione. E quindi questa scenografia in qualche modo ci ha aiutato. E abbiamo cercato di valorizzarla appunto sia in livello di riflessione che a livello di illuminazione diretta ed indiretta, cercando di dividere assolutamente la luce del personaggio con la luce della scenografia. Questo è stato fondamentalmente il percorso che ci ha portato a cercare di raccontare una storia anche con le luci a supporto, diciamo, di un cast meraviglioso, cercando, diciamo, di dare quel valore in più e quella brillantezza. Ecco, volevamo una luce di qualità, una luce brillante, forte anche, perché credo che viviamo in un mondo ormai dove siamo invasi, no? Dalla sovraesposizione, quindi sì, potrei azzardare a dire che abbiamo cercato di fare uno spettacolo anche sovraesposto per alcuni momenti. Se c'è un suono che ha ispirato la composizione della musica di questo spettacolo è sicuramente il trapano dei muratori che hanno lavorato per tutto l'anno nel giardino di casa mia. Questo perché inizialmente Silvio mi ha chiesto di fargli delle proposte musicali e quindi io ho iniziato subito con qualcosa di piuttosto classico in linea con la commedia, molto rumore per nulla. E poi, insomma, andando avanti, lui ha cominciato a chiedermi qualcosa di un po' più particolare, di elettronico, di onirico, e quindi io mi ricordo che stavo componendo e c'era questo maledetto trapano fuori che continuava a rompermi le scatole, tant'è che a un certo punto ho deciso di inserire un suono nella composizione che rispecchiasse questo trapano, in modo che tanto ormai ce l'avevo nelle orecchie, e quindi ho detto, sai che c'è, ce lo metto lo stesso. E questo suono è piaciuto a Silvio, lui non lo sa che è ispirato al trapano, ed è stato il primo suono, diciamo, che lui ha provato seguendo questa direzione della, diciamo, della musica un po' più particolare, un po' più elettronica, e quindi da lì poi abbiamo incominciato a riempire l'arrangiamento di suoni sempre più elettronici e sempre più particolari. Quindi sicuramente il trapano ha ispirato questa cosa, grazie muratori, anche se mi avete rotto le scatole per tutto l'anno. In questo spettacolo abbiamo
12 attori, ma che coprono più del doppio dei ruoli e hanno, per ogni ruolo hanno più di 3-4 cambi costume, quindi per un totale di forse più di 60 cambi costume. È stata un'impresa ed è un'impresa ogni sera per loro fare questi cambi, ma sono eccezionali ed è divertente vedere come riescono a cambiare situazione in continuazione. È stato complesso andare a definire tutti questi ruoli su carta, cioè nella fase di progettazione, perché non vedendo le prove con il regista mi sono affidata a lui proprio per capire quante situazioni avevamo e capire come risolvere tecnicamente anche certi passaggi tra situazioni molto diverse tra di loro, da un funerale a un matrimonio, da un abito da piscina a un abito da grande serata. Quindi poi abbiamo un gruppo di guardie, quindi da elmetti, occhialoni, trench lunghi, a appunto il matrimonio col bouquet, l'abito lungo. E quindi è stato impegnativo, ma ce l'abbiamo fatta bene. Mani, consigli, che cosa deve fare lei con questo vestito a poco tempo? Devo mettere un secondo. Sì. Puoi mettere questo e questo qui così. Riesce, diciamo, a farlo? Ha bisogno di aiuto? Come funziona? Vorrei che se lo mettesse adesso, come il cambio che fa Margherita, vorrei che provi una volta il cambio, così poi partiamo da quella scelta, se lo ricordo, va bene? E tu, ragazza, cronometrassi velocemente il tuo cambio, questo. E se c'è qualcuno, e capire se riesci a farlo solo, fai subito il cambio. Questa scena secondo me puoi farla senza cambiare e io ti dirò di più. Secondo me, Veronica, lei potrebbe farla anche scalza. Questa. Sì. Ok, e quella te la puoi cambiare, tieni solo questo e poi capiamo il resto dei cambi. Sì, perderà un poco, qualche secondo in meno, perché questi saranno uniti. Ho già provato a metterli uniti, ma si muovono un po'. Niente, con l'aiuto di Silvia che mi infila gli scarponi. E ora lo proviamo. Un minuto. Questo cambio, che adesso loro si faranno tranquillamente ora nei camerini. Ok, se va fatto giù o su. Se va fatto ma giù. Hanno tutta questa scena di Tutta la scena di Beatrice Benedetto, anzi, cioè i ragazzi uomini ne hanno molto prima. Sei venuto incontro ai tuoi problemi? Di solito si cerca di evitarli, ma tu gli dai il benvenuto. I problemi in casa mia non hanno mai avuto il volto di vostra grazia. Mi abbraccio anche troppo meglioramente. Volevo salutare anche l'assessore. Ma riproviamo ancora una volta per i miei amici? Io lavoro sempre cercando di capire chi ho di fronte. Ho un modo di lavorare con gli attori, proprio di quasi metodologico, che parte dalle prime letture e poi si sviluppa fino agli ultimi giorni, e ho proprio delle fasi del lavoro che cerco di seguire anche per far comprendere agli attori i significati, cioè cercare di farli entrare proprio nella mentalità dei personaggi. E questo naturalmente è la cosa più complessa, perché se è difficile comprendere a volte la nostra mentalità personale, anche dopo aver vissuto 20, 30, 40 anni, figurarsi quanto possa essere difficile cercare di interpretare ed entrare nella mente di un personaggio in 4-5 settimane. Che cosa dovete fare? Fare velocemente ripasso mentale di quello che è la scena. Capirla, vederla dall'esterno, come questi vostri personaggi che avete immaginato, cominciate a vederli in quella cosa, immaginateli prima, vi date 3 secondi, cominciate a darvi dei compiti molto precisi. Qual è l'azione e quali sono le mie, l'azione esterna verbale e quali sono le condizioni interne del personaggio. Che cosa voglio dire? Voglio cercare, cominciate a capire qual è un punto fisico del vostro corpo, ok? Che faccia sì che il vostro personaggio si muova emotivamente attorno a quello. Non cercate un'emotività di testa, di dire devo piangere, eccetera, che tutto diventa cotico. Con la testa voi dovete esclusivamente capire qual è l'azione verso l'esterno. Mi spiego? O devi stabilirti qual è un conflitto del tuo personaggio. Questa notte insonne che hai vissuto, questa profonda notte insonne di dire cazzo, io sono pronta ad amarlo,
ma poi che succede? Tutte quelle paure e anche al gente attorno a te cominciare a dire che tutto quello che ho detto finora era una cazzata. Mia cugina è una stupida e tu sei come lei. Dio mio, speriamo che mi dia... Queste tre battute ti hanno già portato. E allora li senti che profumo? Quella forza che mantiene... Aiutatemi a vestirmi. Anche lei ha tutte queste tensioni. Anche lei ha la sua notte insonne. E sono due persone che stanno cambiando la loro vita. Dovete saperlo. Quando cambiano la loro vita, nascono i dubbi. E quando nascono i dubbi, nascono i conflitti. E con essi nascono le agitazioni. Mi seguite in quello che voglio dirvi. Se no siete sedute, morbide e anche un po'... tra virgolette finte, no, nella cosa, perché voglio fare quella, e invece no, pensate delle circostanze, a questa notte insonne, ai dubbi, alla scelta che sto facendo, ho il coraggio di farla, speriamo che mi dia un po' di gioia dopo. Dire dobbiamo apparire perfette oggi, ti manca proprio quella, anche per te, conflitto, volontà proprio del tuo personaggio, cioè diventa solo una recitazione del... frenesia. Sì. E invece hai proprio quelle battute, lo sguardo, le dai, che sono, sei, bisogna essere perfetti. Senti, è un pelo. D'accordo? E quindi il mio lavoro cerca di veicolare l'attore verso proprio un, non quanto un'immedesimazione nel personaggio, ma proprio mi interessa molto come inserire, far capire all'attore, comprendere quali siano i meccanismi mentali del personaggio, cioè il suo modo di pensare, il suo modo di ragionare, il suo modo di reagire alle cose. I ragazzi che hanno lavorato con me sono stati, diciamo, straordinari proprio anche nel seguire, nel lasciarsi condurre, e quindi io sono estremamente soddisfatto del loro lavoro. È un procedimento che naturalmente avrebbe bisogno di più tempo perché, ripeto, è difficile costruire un essere umano in poco tempo, è quello che io cerco di vedere, quello che proprio ambisco a vedere sul palco sono degli esseri umani, non degli interpreti o non delle parole. Le parole devono avere un corpo perché passano attraverso il corpo di un essere umano che le trasforma in significati. Quindi questo naturalmente ha bisogno di tempo anche per gli attori e anche per me, perché è una ricerca continua. Cioè, tu, per te è risolto, non è il problema. Sì, sì. Te che cazzo ne sai che la uccide? No, no. Te lo dico io. Lei è un po'. Cioè, te che cazzo ne sai? Il problema è proprio lei. Cioè, ti è stato probabilmente anche spiegato, ma tu sei qua tu a chiedere scusa, eh? Certo. È lei che fa fatica ed è lui che l'accompagna. È sempre difficile, posso accompagnarvi un attimo, ma ok, a posto. E via. E torna da tuo marito e torna qua, ok? Il rumore è il trambusto, cioè più che altro è da legare al fare del rumore, cioè il darsi da fare, ecco, fare rumore, fare trambusto, cioè cercare di fare qualcosa, però... quel qualcosa viene fatto per il nulla. E che cos'è il nulla? E il nulla è quella, è la cosa che a me personalmente è interessato di più, cercare di capire se questo nulla è un sentimento o se questo nulla è veramente una parola. E appunto una parola, come dice Shakespeare in un'altra commedia, è alito che si disperde. È un fiato e quindi è un nulla, eppure un nulla, come ho già detto, che può creare, può anche distruggere. Bene, che cosa vuoi sapere con questo interrogatorio? Chi era l'uomo che parlava con te ieri notte fuori dal tuo balcone tra mezzanotte e luna? Se sei vergine, rispondi a questo! Io non ho parlato con nessun uomo a quell'ora! Allora non sei vergine! Leonardo, mi dispiace per quello che devi ascoltare. Ma sul mio onore, io stesso, mio fratello e conte l'abbiamo vista e sentita ieri notte. A quell'ora, parlare con suo amante dal balcone della sua camera, che poi da lussurioso infame ha confessato gli incontri che hanno avuto altre mille volte in segreto. Che schifo, di certe cose è meglio non parlarne. Non c'è abbastanza innocenza nel linguaggio per descriverle senza scandalo. Signora, mi rattrista il vostro pessimo comportamento. L'amore di lunga data sì, passa anche attraverso delle fasi burrascose. Penso di averlo comunque, diciamo, cercato d'affrontare molto tardi,
proprio perché probabilmente non mi sentivo pronto, probabilmente perché è una materia molto profonda e ogni volta che l'affronti vorresti anche far emergere tutto ciò che riesci a leggerne nel testo, e sai che è la difficoltà maggiore perché effettivamente c'è proprio una conoscenza dell'atto teatrale da parte di Shakespeare o comunque dei testi come ci sono arrivati oggi, che spesso e volentieri anche nelle loro incongruenze sono veramente delle macchine teatrali perfette, macchine teatrali in un teatro che oggi si avvicina di più al cinema. Shakespeare funziona molto al cinema perché quel modo di scrittura così viene da paragonarlo a volte alla Divina Commedia, cioè quasi qualcosa che non si ferma, che continua a scorrere. Non c'erano all'epoca divisioni in atti e in scene, sono state messe poi dai commentatori del Settecento, quindi Shakespeare, i copioni già nell'infogli eccetera, erano comunque un susseguirsi di eventi, di accumulo di accadimenti, e quindi naturalmente al cinema può funzionare perché si riesce a dare quel ritmo. In teatro, nel nostro teatro, un po' si è perso, anche per un'abitudine dello spettatore. All'epoca era molto più abituato a una scenografia uditiva, oggi siamo più abituati a una scenografia visiva, quindi a volte i testi shakespeariani si rallenta un po' il loro ritmo. Quindi tutto questo naturalmente mi ha portato sempre a guardarlo con una grande sinergia a livello proprio di studio teatrale personale, ma con un po' di timore nella sua messa in scena. Sono arrivato a un certo punto della mia vita che penso sia stato giusto affrontarlo, e quindi diciamo negli ultimi anni, 2-3 anni, c'è stato proprio, è diventato esclusivamente la mia unica lettura. Shakespeare è tutta poi la critica attorno a Shakespeare e tutto quello che c'è, quindi l'amore di lunga data, l'innamoramento di lunga data, l'amore costruito diciamo negli ultimi anni. Lo scopo del mio lavoro è essere un passaggio allo spettatore di qualcosa che io ho dentro, che gli attori hanno dentro e che cerchiamo di amplificare attraverso le parole di grandi autori per poter trasportare lo spettatore anche dopo 2 anni di chiusura in altri mondi, in mondi fantastici, in quei mondi comunque della fantasia che non possono comunque essere spenti anche con una chiusura fisica esterna. È una fantasia che dovremmo sempre tenere viva e in noi. Per me non si è mai spenta, e quindi salire sul palco, salire o mettere in scena uno spettacolo è stato ancora tirare fuori questo mondo fantastico che spero che anche lo spettatore poi viva. Man.